E buongiorno ragazzi! Oggi vi portiamo nella nostra daily routine del nostro weekend sulla neve in montagna. Tutti sul lettone! Perché questa, diciamola, è la stanza più bella. Sì, perché da sulle montagne, da questa parte. Sicuri. Montagne da quella perché parte. Perché non sei sicura? Perché secondo me la stanza più bella è il bagno. Dici? Il bagno. Allora andiamo a vedere il bagno, ragazzi, via! Seguitemi! Io voglio scoprire il segreto del bagno, Mati. Cos'è che lo rende così strepitoso? Il mio sapone che è super puccioso, la doccia è grandissima, la luce è molto luminosa e lo spazio è molto grande. Ma neanche la nostra camera non scherza. E allora se non scherza, non scherziamo neanche noi. Questa io è la camera. Adoro la finestra, perché è storta. È storta. Anche questa. Là sopra. Con visione sulla neve all'esterno. Allora, Nicolò sta sopra qua. Ah, qua è perfetto per un riposo. Mati si riposa qui, ma non con la testa dalla parte dei piedi. Da questa ma parte. Ci si addormenta in un secondo. Anche qua c'è la finestra. E qua, come diceva Ale, sì, c'è la finestra. Si può chiudere o di giorno godersi questo paesaggio fantastico. E questo è il salotto! Con fantastica vista sulle montagne! Esco! Attenzione a non uscire! Aspetta, la porta è questa, è qua. Mati? Mati? Aspetta, fammi controllare. Qui abbiamo il divano, qui c'è la televisione, lì c'è la cucina. Sono e già sono le paste a fare colazione. Mati, spiegaci. Allora, questa è solo sfoglia. Mi sembra un po' caramellata. Zuccherosissima. Questa è la furasta nera. Oh. Questi 15 cm di torta. Buonissimo, crema, panna. L'immancabile sacher. Sì, un pezzo di strudel. E la torta alle pere che ha scelto Nicolò, ragazzi. E poi ci sono però questi anellini. Ripieni di cioccolato. Che sono ripieni di cioccolato. Bisogna farlo vedere, qualcuno deve assaggiare. Sì, perché d'estate li fanno grandi così. Ragazzi, guardate, sono buonissimi. E poi questa con le mandorle e sotto cioccolata. A me mi divina. Piace tantissimo la sfoglia. Anche a me, penso che la assaggerò, guarda. E allora, adesso noi colazioniamo e poi ci cambiamo. Siamo a Sesto, in Valpusteria, nelle fantastiche Dolomiti. E se azioniamo il nostro sguardo laser, vai Nicky, e buchiamo le montagne proprio là. A 10 km da noi in linea d'aria ci sono le mitiche tre cime di Lavaredo. Adesso finalmente andiamo a sciare. Voilà! Ci siamo! Ieri Mati ha messo gli sci per la prima volta. E adesso partiamo. Vai, quando segue sci, sì, quello sci a monte, quello verso il monte. Ok. E lo sci a valle, quello verso valle. Giusto. Che a parte il monte non devi dare il peso, invece quello a valle devi dare il peso. Come sta facendo Matilda adesso? Partiamo! Dopo una bella sciata e un buon pranzetto anche caldino, ragazzi, è arrivato il momento dell'uovo via e dello slittino. Slittino alla mia sinistra, slittino alla mia destra. Pronto. Ultra. E adesso, come ha detto Nicky, siamo in uovo via. Ci porterà su in alto, stiamo salendo la Croda Rossa. E poi, mentre gli sciatori scendono con gli sci, c'è una pista dedicata solamente allo slittino. Cioè, si scende a piedi, ma io non lo farei. No, questo è un po' da pazzi. E se la pista vi piace, fate come nei nostri video, mettete un pollicione. Se non vi piace, mettete un pollicione giù, ma non si fa. Pronti? Adesso scendiamo. Sì. Il primo team a scendere sarà Ale e Matilde. Il secondo team, Nicolò. E io.
Su questa pista non si può sciare, non si può andare a piedi e non si può andare col cane. Ma si può andare con lo slittino. Ora analizzeremo la posizione. Il allora. Team ragazze è già pronto, ma Nicolò ci mostra come si slitta. Allora, chi sta davanti deve mettere i piedi qua. L'altro li tiene così volanti. Volanti, addominali. Per girare devi piantare il piede dalla parte in cui giri e il corpo dalla parte opposta. Facilissimo. Quindi pianti il piede qua, tu vai Bravissima. Qua. Per frenare, piantare i piedi e tirare su. Proprio così. Siete pronte ragazze? Sì. Andiamo. Vai papà. Vediamo come va lo slittino. Forza, ancora un po' di spinta. Qua abbiamo tutta la pista. Bello, no? Wow! Gira! Si parte! Raggiungiamo le ragazze! Ce la cambiamo bene! Vai, vai, vai! È fortissimo! Bellissimo! Dove sono? Dove sono? Non le vediamo all'orizzonte. Ma non demordiamo. Si vede che dopo c'è anche la galleria paurosa. È bellissimo. Curva? Bellissimo. Wow. Attenzione ragazzi, si entra in galleria. Wow. Aspettate che vi faccio bene vedere. Ah, ghiaccio. Wow. Fortuna che ho portato gli occhiali da sci. Hai fatto bene. Le proprio. Vediamo. Ah. Il cartello dice attenzione ragazzi, curva gomito. Ecco il curvone. Oh, guarda, guarda, guarda che sgommata! Bella! Che sgommata bella lì! Prendiamo la scia, prendiamo la scia! Ok, questa qua è una mega curva. Mega curva, cartello di attenzione. Guardate quanto ghiaccio sta alzando la mamma. Okay. Ora devo puntare il piede destro. Guardate le nostre facce! Guardate! Ecco il fiume, ci siamo quasi! Cercando... Attento! Sorpasso! Ciao! C'è stato un sorpasso ragazzi! Le vedete dentro di noi! Ragazzi! Non pensate di farla! Noi femminucce abbiamo la velocità! Sì! Vai mamma! Vai! Siamo dentro! Wow! Siamo al calcagno, perfetto! Terribile questa curva! Bellissimo! Siamo alla massima velocità! Raggiungiamo i maschietti! Forza! Vai! Forza! Vai! Guarda che bello laggiù! Si vede le piste che scendono! Attenzione che la discesa si fa più ripida! Ok, è ultra ripida! Vai giù, non frenare tanto! Sì, che non so come va a finire la pista! Non importa! Adesso vedi che c'è un po' di salita! Attento! Ah! Neve in faccia! Troppa torta in faccia! Neve in faccia! È un guanto in mezzo alla pista! Attenzione, curva pesante! riusciamo a sopravvivere! Questa è stata clamorosa, Nikki! Sì, abbiamo delle dirapate di quelle! C'è una galleria! Ragazzi! Se venite anche voi in questa pista, vi dico un consiglio! State attenti, copritevi bene i piedi, perché... ho freddo ai piedi, wow, che neanche riesco a muoverli, quindi fate molta attenzione se anche voi venite in questa pista. Il traguardo, via tutta! Ma devi far stop lì! Ah, stop? Ah, come faccio a fare stop? Fine pista di slittino, a collegamento, a Lovovia e alla pista da sci. Andiamo, andiamo piano. Nikki, guarda! L'ho superato! Hai libero tutte le gambe! Via! Guarda, le fanno anche la curva interna! Dai, dai che le prendiamo! Ci siamo! Siamo dietro di loro! Prendo la scia, anche la neve in faccia! Eccoci! Ci siamo! Ciao ragazzi! Cosa hai fatto? Vai! No, oh, sono ancora loro! Ci stanno risuperando! Perfetto! Siamo arrivati! No, è la discesa finale! Diamo tutto, guarda, diamo tutto! Guarda, la lastri, la... Attento, cos'è è un salto! È un salto! Ogni modo per arrivare primi all'esito, a piedi! Ho vinto! Devo arrivare anche lo slittino, addio! Vai, è arrivato anche lo slittino! Abbiamo vinto noi! Beh, però la gara a piedi chi l'ha vinta? Noi! Ma no! Non credo ai piedi! Anch'io, i piedi congelati! Ecco, tutta la neve calzavi, Ale! È stato veramente molto Voglio bello! Voglio rifarlo! Mescolo! Per i momenti di pausa, per i momenti di brutto tempo, che per fortuna non c'è stato, e per i momenti di sfida, ci siamo portati qualche gioco di carte. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Dillo veloce, Ale. Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Dillo veloce, Nikki. Tacco, gatto,
capra, cacio, pizza. Di nome lo chiamate? Tacco, gatto, capra, cacio, pizza. Molto bravissima, lo trovate. Uno mi ha portato. Anche lui lo trovate qua sotto al link in descrizione. E poi, novità ragazzi, il gioco delle streghe dei castelli, che ha un nome terribile. Si chiama Diamoniac. In realtà è un gioco pucciosissimo e molto carino, che adesso vi mostriamo. Comincia il giocatore più giovane. Vai giovane, si pesca le carte. C'è giusto in ordine. Semplice, semplice. Ok. Ma verde dovrà costruire il castello. Forse, verde. Forse, aspetta. Io faccio basso, non vorrei beccare una strega. È vero, perché la strega ti fa perdere 3 carte. Che fortunello. Ovviamente vince il giocatore che... Cos'hai beccato? La strega. Vai, tocca a te. Oh, tocca a me. Mica sarà la strega per prima. Oh. Questo è di Mati, però. Quindi questo castello io non lo posso costruire perché ce l'ha già Matilde. Le carte cuoricino serviranno per comprare... Ma è tutto quello verde! Per comprare pezzi del castello di altri. Oppure, oh, farò il castello giallo. Adoro. Io vado avanti ancora, eh. Sì, benissimo. Devi costruirlo. Se grazie, da Ale. Non si costruisce. Ma io c'ho gola. Questo faccio il mucchietto dei castelli che gli altri possono comprare. Ok, io uso per scartare... vado avanti ancora. Basta, Ale, tocca a te. Mi ma sento che ci c'è sarà una strega. La strega, tipo. Prova? No, dai. No, un cuoricino, dai. Un altro cuoricino. Sono tutte assieme. Eccole le streghe. Bene, così Ale sa 0 carte. E le fatine servono ad annullare Il mio pezzo giallo. La strega senza dover buttare altre carte. Ha un altro pezzo giallo, ok? Te lo devo comprare. Un altro giallo. È vero. Ciao, tutti e 3 pezzi di papà. Mati le scarta perché papà non può comprarle. No, Mati ha beccato una strega. Ha scartato questi pezzi che torneranno in gioco quando saranno pescate tutte le carte. E quindi rigireremo gli scarti. Rigireremo il mazzo. Papino, sì? Mi puoi dare un po' di castello? Va bene. Di 3 cuori. Beh, non è male. Tocca questi ovviamente passano a me e io perdo un pezzo. E Mati aggiunge il suo castello. Guarda. 2 patine. Nicky fa la alle fate abbiamo dato un nome, vero Mati? Allora, Gerda. Questa si chiama Violetta, questa è Gerda, Violetta. Questa Gerusalinda. Gerusalinda. Gerda e Gerusalinda. Il cognome è nonna Sandra. Che salutiamo. Ecco a voi il ripasso. Io e papà siamo partiti. Dopo 5 minuti di gioco la situazione è questa. Quella di Ale è una landa desolata. Non si è costruito alcun castello causa streghe. Nicolò ha iniziato il castello rosa. E Mati è molto carino, va detto. Sì. Anche se è più bello quello giallo. Qui manca solo un pezzo. Tutti le anche quelle dei piedi. Tutto. Incrociano tutto. Attenzione. Non è una strega, ma Ale ti servirebbe. No. Come no? Sì? Sì, è la principessa gialla e vai! Continuiamo! Ce l'ho fatta! No! Poco prima della mia fine! Ed ecco il bersaglio per le sci! Come bersaglio? Se vuole scendere si butta! No! Chi non sa come frenare ha un atterraggio sicuro! Questo è il nostro gonfiabile da pazzi, nel senso che girerà come un pazzo! E questo è il momento, ragazzi, in cui giochiamo sulla neve! Quindi palle di neve, quindi discese col Bob... E anche con questo gommone pazzo. Gol! Fermati! Qual è il trucco per controllare questa cosa incontrollabile? Forse il peso. Forse il peso? Sì, forse è. Basta. Direi che, esatto, non esageriamo di più. Ok, Ale, li prendi tu? Spero. Mi raccomando, Via, si parte! Dall'altra parte! Presi! Come è andata? Bene. Ok. Adesso chi prova con me, ragazzi? Bene, Matilde. Anch'io. Iniziamo noi due. Bellissimo. Nicky, spostati. Bellissimo. Come è andata? Bene. Un po' riesco a controllarla. Pronti? Attenti, via! Che parte la gara! Attenzione. Bob, Ale, spostati, la rete! Goal! È stata presa dalla rete! Mi spiace ragazzi, ma ha vinto la mamma. Ale, ci fermeranno i bambini, vero? Aiuto! Sì, spero di no, poveri, se no... Via! Metti che la prossima! Via! Spostatevi! Si gira tutto! Ce l'abbiamo fatta con tanto di giro. Che relax. Voglio rifare. No, adesso nessuno mi sposterà da te. Grazie. È troppo rilassante. Guardate cosa ho fatto con le mie dolci manine.
E non ci crede nessuno. Non è vero, c'è un trucchetto. Ma la pallina paperella, Nicolò ha fatto. È bellissima il drago. E qua abbiamo il cuoricino, ragazzi. No, ma sono meravigliose. Sono veramente belli. Sono stampini. Ma occhio alla neve farinosa. Sì. Che permettono di fare delle palle di neve. Un trucco. Sì. Se è troppo farinosa. Sì. Si può tenere un... Esatto, va schiacciata un po'. Bisogna anche tenere un po', magari. Ecco. Io non sarò da meno, ragazzi. Vi lancerò... Tanti orsetti pucciosetti. Ma come si fa a lanciare queste pucciosità? Esatto. Non è possibile. Guardate, ma la paperella. Ma hai i dettagli anche del becco e degli occhietti. Le abbiamo prese al link qui sotto in descrizione. Guardate. Non mi sono trattenuto, è il Davide Shopping. Guardate, a me vengono portati i mali di Balto. Tada! Guarda che carino. Vediamo se sta su. No, a metà. Non si fa, per questo vi lancerò. Un cuoricino. Grazie, Mate. No! Sei disfatto? È grande anche. Per questo ti lancerò la neve. Niente però può sostituire la cara vecchia palla di neve. In faccia. Guardate. No, Anthony. Questo... Attenti ragazzi! Questo sono io, ragazzi. Noi volevamo colpire voi! Ma come voi? Avete colpito me? Bene ragazzi, noi in questi 3 giorni sulla neve, è stato un bellissimo weekend e ci siamo... Nevica! Vi pulisco, divertite un sacco! E se questo video ragazzi vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non lanciate le papere vere, solo quelle di neve! E iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao! Ciao!